Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'86esimo episodio della serie di Minecraft. Finalmente ragazzi, un po' di corrente elettrica in casa e non viviamo più come dei cavernicoli, ovvero avere delle torce attaccate al muro per illuminare la nostra casetta. Allora ragazzi, cosa facciamo in questo video quest'oggi? Oggi voglio andare a visitare il Nether. Però prima di andare al Nether, come vedete, ho fatto una specie di costruzione per dare un senso all'inferno, un senso al Nether. Ovvero ho fatto una costruzione nella montagna, eccola qua ragazzi. Come se il Nether volesse uscire dalla propria dimensione e contaminare tutto il nostro mondo, ragazzi. Là dentro, se vi ricordate, ho costruito il portale nell'episodio scorso, ragazzi. E off camera, ragazzi, ho fatto questa costruzione con tutti questi blocchi di Nether, con la Netherrack appunto, sul monte, come se volesse proprio uscire il Nether da là dentro per contaminare tutto qua fuori. Il perché, ragazzi, sono tutti questi pilastri di terra è molto semplice spiegazione, perché oggi andremo a costruire il ponte che partirà da qui fino al nostro monte inferno, chiamiamolo pure così, ragazzi. E questa è la chest dove praticamente ho messo tutte i blocchi che ci serviranno, probabilmente avanzeranno tantissimi, sicuro. Sinceramente andare nel Nether ogni volta, passare dal retro della montagna, insomma, è un bello sbatti così, insomma, no? Avete capito bene, ragazzi. Dunque, ragazzi, andiamo a dormire, così cominciamo la costruzione del ponte, belli freschi, il mattino dopo. Dunque, ragazzi, un altro progetto che avevo appunto in mente di fare anche in questa serie sarebbe stato un mob spawner. Però a questo punto abbiamo trovato uno spawner di scheletri, uno spawner di ragni. A questo punto non credo sia così tanto necessario avere uno spawner da fare noi, per prendere dei drop, perché ovviamente abbiamo già tutto già pronto. Devo soltanto costruire lo spawner come deve essere fatto e magari renderlo anche automatico questa volta. Dunque ragazzi, comincerei subito la costruzione di questo ponte. Giuro ci metterò un minuto, ragazzi. E voilà, eccolo qua ragazzi, il ponte che ci conduce al monte inferno. Spero abbiate gradito il timelapse per la costruzione di questo ponticello. Un ponte che ha un che di arcano, direi, con tutte queste torce che fluttuano nell'aria e i pilastri che poi, una volta rimossa la terra, insomma, vedrete che non toccheranno più il terreno. Un ponte particolare che ci conduce ad un'altra dimensione, appunto, nell'inferno. A questo punto però adesso tolgo un attimo queste torce qui che tanto non ci serviranno più. Ogni modo, prima che adesso arrivino dei mob ostili, andrei subito a dormire. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo giorno, nuove avventure. Direi a questo punto di prendere questa mappa, prenderla, guardarla, e a questo punto vedete che è aggiornata con il nuovo ponte. Boom, eccola qua. Adesso è anche aggiornato con il ponte che ci conduce al monte inferno. Guardate, è bellissimo visto da lontano comunque. Magari un giorno metterò anche le shader, perché con le shader non mi lagga. Però magari mentre registro può darsi qualche mini lag e ci possa essere. Però magari ve lo faccio vedere un giorno. Siete pronti a vedere qui com'è la gola del Nether? Eccolo qua ragazzi, tutto qua dentro, tutto con Netherrack e lava. Cioè praticamente mi puzza la vita, voglio rendermi la vita molto difficile, quindi... Quindi ragazzi, il Nether probabilmente è sempre un viaggio di sola andata bene, quindi deve essere difficile anche accedervi al Nether, quindi un passo falso e finiamo nella lava. Aspetta, dove vai? Dove vai? Dove vai? Mi serve risorse, che fai? Mi serve risorse, perché qui siamo nella Pocket Edition, non ci sono le coordinate, non c'è niente di niente, qui non è una serie vanilla, è una serie survivor al 100%. Devo andare a prendermi un sacco di torce, perché qui ragazzi senza le coordinate devo praticamente lasciare torce su torce per ricordarmi la strada di casa, altrimenti non torneremo mai più qua. Eccoci qua nel Nether ragazzi, purtroppo non vediamo tantissimo, quindi mi conviene a questo punto mettere la rendering più alta. Sperando che non lag, adesso ho messo una rendering a 10 chunk. E un po' laghicchia ragazzi, un po' laghicchia, però vabbè, anzi lagga tantissimo, tantissimo, mamma mia, aspetta, forse faccio un po' meno.
Allora ragazzi, mentre stavo scavando la Netherrack per fare appunto il portale fuori, ho scoperto che c'è qui un piccolo passaggio che ci porta forse probabilmente in un luogo, che ci porta magari in un posto differente, magari da qui riusciamo a vedere anche qualcos'altro. Infatti siamo già scesi un po', vediamo intanto se magari da qualche parte troviamo una fortezza, se magari qui vicino sarebbe molto molto meglio. Cominciamo a mettere delle torce. Poi ovviamente, come dico sempre, la fortezza sicuramente è vicina, ma sarà dalla parte opposta, perché io se adesso sono andato di qua, sicuramente è dall'altra parte. La legge di Minecraft parla chiaro, è così. Non conoscete la legge di Minecraft? Beh, giocate a Minecraft e subito me ne accorgerete. Ghast nelle vicinanze. Pericolo immediato, signori. Arco alla mano. Peccato non ho un arco. Abbiamo finito praticamente una stack di torce, quindi immaginate quanto ho camminato. Abbiamo percorso praticamente tutto il Nether, tutto quanto. Qui ancora non abbiamo trovato ancora niente. Scendi piano, Crasis, va piano. E tu vuoi morire. No, 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 no. Oddio. Ti ho visto, adesso proverò l'impossibile. Credete, ce la faccio con la spada ad attaccarlo? Mori. Se mi ha droppato una lacrima di gas, siamo anche a cavallo, ma non me l'ha droppata mai. Don't try this at home. Pronti al fail? Ragazzi, non fatelo mai. Non fatelo assolutamente mai. Una cosa del genere. Allora, per di qua, dai. Vediamo un po' quest'altra zona. Ragazzi, non so più dove andare perché veramente, cioè, sono sparite le fortezze. Non esistono più nella Minecraft Pocket. No, 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 scherzavo, scherzavo, scherzavo. Spada alla mano, corri, corri. Qui ci moriamo, qui ci muoio, qui ci muoio. Possibile sempre prendere fuoco con questo gioco, madonna. No, 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 porca puttana, dai, da, no. Primo viaggio nel Nether alla ricerca della fortezza. Segate le gambe subito. Niente da fare, meno male non avevo me chissà quale inventario. Avevo soltanto un piccone di diamante. Poi vabbè, l'armatura di ferma ce la possiamo rifare molto easy. Prima esplorazione nel Nether, fallimento critico, ragazzi, fallimento assurdo. Dobbiamo tornare, assolutamente. Questa volta però cambiamo zona, non andiamo dall'altra volta, ma andiamo dall'altra parte, dalla parte opposta. Sicuramente troveremo, ragazzi, la fortezza, ve lo dico. Sta dall'altra parte, sicuro. Quindi prima tutto il ferro, ci che facciamo un'intera armatura, ragazzi, tutta quanta, boom. Allora, boom. Boom. E siamo pronti, nuovo Iron Man in azione. A questo punto il ferro me lo porto a casa perché voglio rifarmi un'altra volta la spada e almeno un paio di picconi. Come perdere picconi nel Nether, ragazzi, eh? Facciamo un altro accendino perché non si sa mai. E tutto il resto torce a non finire. Per il momento facciamone 40 e cerchiamo di risparmiare. Boom, torniamo nel Nether, ragazzi. Ok, allora, prima siamo andati da questa parte, questa volta andrò da quest'altra parte, ragazzi. E vedrete che sicuramente troverò qualcosa di più bello, sicuramente. Anzi, scommettiamo una cosa, quanti diamanti avevo? Una decina, decina di diamanti? Bene, se non trovo niente entro poca distanza, insomma, da questa direzione, butterò quei diamanti che ho. Li butto via. Scommessa. Dai, scommettiamo. Oddio, mi farò del male sicuro? No, si può fare, si può fare, si può fare. Ok, però mi sa che è un problema andare da questa parte, però possiamo scendere per di qua oppure scavare qui. Facciamo un bel tunnel, vediamo un po', dai. Proprio dritto per dritto, ragazzi, ci non importa proprio nulla, noi andiamo dritti per di qua, sicuramente troveremo qualcosa. Me lo sento perché conosco questo gioco, ragazzi, e purtroppo se non troviamo niente in una direzione, sicuramente dalla parte opposta c'è qualcosa, quindi intanto possiamo rischiare di morire male se non facciamo le cose a modino, eh. Ok, salvi per almeno ora, siamo salvi. Andiamo per di qua, ragazzi. Occhio al fuoco, occhio ai pigmen. Quasi quasi, comunque, un po' di questo quarzo me lo prenderei perché potrebbe comunque servirci prima o poi. È meglio prenderlo adesso prima di morire ancora ulteriormente volte. Quindi, boh. Anche perché, comunque, facciamo esperienza. Quindi, meglio tenerselo in tasca che tenerlo qui nel Nether. Tanto non serve assolutamente niente. Anche perché, comunque, tante costruzioni che faremo sicuramente servirà tanto quarzo. E sicuramente ci servirà tanto, tanto, tanto. Perfetto. Oh. Cioè, te la sbattano in faccia. Va. Trovate la fortezza proprio quanti? Oh, no, aspetta, fermi. Fermi, c'è un ghast. Fermi, aspetta, andiamo a nascondere dentro la fortezza. No, ci ha visti. No, 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 scherzo. Oddio. Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. Mi hanno widerato male. Ci cioè, mi ha fatto cagare addosso quello scheletro, ragazzi. Già mi sono cagato in mano quando sono sceso, non so dove sono cascato in questa buca.
E poi c'era subito quello Wither Skeleton che mi ha zappato male, però è morto. Non mi ha droppato niente, neanche una testa, peccato. Però qui abbiamo un'entrata easy nella fortezza a questo punto, vediamo. È molto più semplice qui tirare le palle all'indietro perché basta spammare la spada e a questo punto riesci bene nel rilanciare indietro tutti gli oggetti. Allora, farei subito un bel pillarone qua sopra, così, perfetto. E adesso via velocemente verso l'interno, verso da qualche parte, non lo so dove andremo, ma sicuramente meglio stare qua fuori in balia di tutti quanti. Sento degli scheletri. Io devo passare però da questa parte. Lì c'è un blaze. Quindi da quella parte. Dove mi sono fermato, ragazzi? Ok, ecco qua, questa è l'entrata seria. Dobbiamo andare da questa parte. No, 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 non cadere. Quindi qua non c'è niente. Vediamo. Allora, l'obiettivo ovviamente sarebbe trovare magari anche degli spawner, così magari possiamo inventarci qualcosa in futuro. Delle chest. E ovviamente poi qualunque altra cosa, insomma. No, 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 qui fuori no, qui fuori no, qui fuori no. È possibile sia una fortezza così vuota. Oh, vedi qualcosa qui intanto c'è, qualcosa intanto qui me lo prenderei volentieri. Perché tanto ci serve, quindi meglio prenderlo adesso prima. Meglio adesso che poi. Ci prendiamo anche un po' di questa Soul Stone, Soul Sand, no, Soul Stone. Sabbia delle anime, insomma. Proviamo a bucare qui, magari c'è qualcosa, vediamo. Cioè, non si vede neanche il fondo. Facciamo una cosa, qui chiudiamo, sappiamo che non dobbiamo più ritornarci. Non sembra piccolissimo, ma nemmeno gra tanto grande, probabilmente però mi sono perso uguale. Allora, ecco, andiamo da quest'altra parte, a questo punto, di qua. C'è un Wither Skeleton e laggiù uno spawner di Blaze. Ok. Andiamo un attimo a salire qua sopra per vedere qualcosa. C'è un altro spawner anche dall'altra parte. Perfetto, sono due molto vicini. Prima non ho visto sicuro. No! Corri, 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 corri. No, vicolo c'è, non c'è niente. Torna indietro prima che ti veda questo. Prima che ti spari. Di qua non c'è più niente, di qua finisce la fortezza. Però mi sembra di vedere ci sono due spawner di Blaze molto vicini. Quindi magari possiamo inventare qualcosa in futuro. Ecco, sono cazzati. Non vedo più niente dove vado. Ora ci rimuoio. Vai sotto, qua, 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 qua. Qui nel mezzo, qui nel mezzo. Bravo, bravo. No, 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 ti ho visto. Sta arrivando. Perché non. No, 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 no,
Io più che spammare con la spada non sapevo più che fare, ragazzi, mi stava allagando male. Morti due volte in un episodio nel Nether come degli stronzi. Prima proprio male, siamo finiti nella lava, cioè l'unico buco di lava che c'era che abbiamo preso. Adesso uccisi da uno scheletro perché non riusciva a zapparlo, quello, cioè, sembra un mongolo. E vabbè, alla fine abbiamo trovato comunque l'ubicazione della fortezza del Nether, almeno quella più vicina al nostro portale. Però purtroppo abbiamo avuto nel secchio un sacco di ferro, un sacco di risorse. E quindi, ragazzi, devo tornare in miniera a rifarmi tutto l'armamento e tutto il resto. Per il cibo, ragazzi, adesso devo rifarmi un po' di panini e magari cominciare a farmi qualche farm di polli o quant'altro, perché altrimenti qui, ragazzi, non si va più avanti. Quindi, ragazzi, magari comincerò anche la costruzione della farm di scheletri, se almeno avremo bone meal in abbondanza, magari ci faremo tanto, tanto, tanto pane, ovviamente anche le patate e tutto il resto. Siamo in un villaggio con villager che praticamente coltivano dalla mattina alla sera, non fanno altro. Quindi, ragazzi, anche se questo episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciare tanti, tanti like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!